Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo ad analizzare e imparare insieme la canzone di Anouk, Nobody's Wife. È un pezzo della fine degli anni 90, del 97, e negli anni seguenti, del 2000 in avanti, è stato praticamente un brano che ogni cover band, meno qua in zona da me, la suonava. Un brano veramente strepitoso pur nella sua semplicità, però nasconde diverse insidie. Allora, la prima insidia ad esempio è quella della tonalità, perché nell'originale loro l'hanno registrato con gli strumenti scordati di mezzo tono e quindi avevamo le corde del basso e della chitarra del basso erano, anziché essere mi, la, re e sol, erano mi bemolle, la bemolle, re bemolle e sol bemolle. In questa situazione loro hanno ragionato nella canzone in tonalità di mi minore, quindi gli accordi sono molto semplici, sono sempre, quasi sempre, mi minore, do, la minore e sol. Mentre invece quello che sente il nostro orecchio, perché gli strumenti erano scordati, è tutto mezzo tono sotto, quindi la tonalità non è più mi minore, ma è un re diesis minore, quindi gli accordi diventano abbastanza incasinati. A questo punto uno ha due scelte se vuole farla live. Prima scelta, quella di tenere la tonalità originale. Quindi io tengo la tonalità originale in mi minore, la suono con gli strumenti. Chiaramente quando vado a fare un concerto non è che scordo tutto lo strumento e tutti gli strumenti della band per un pezzo. Quindi con accordatura standard la va a alzare di mezzo tono suonandola in mi minore lo stesso. Questo può andar bene, ma dipende poi dalla cantante o il cantante, perché è già un brano che spara moltissimo. Se io l'alzo ancora di mezzo tono diventa difficilissima da cantare, quindi questa forse è la soluzione meno utilizzata, non lo so, io l'ho suonata in tutti e due i modi. L'altro modo invece è quello di abbassarla proprio, quindi andarla a prendere con gli accordi di re diesis minore. Quindi io in questo tutorial la farò così perché secondo me questa è la soluzione che probabilmente è più probabile che ti troverai in giro a suonare se devi suonarla. Andiamo a vederla in questa tonalità di re diesis minore con le sue diteggiature. Altra cosa che sottolineo, il fatto che non vado a vedere la trascrizione, quella ufficiale con tutte le note, anche perché avendo lo strumento scordato, ad esempio il bassista va a prendere un mi bemolle grave che sul quattro corde accordato standard è un mi naturale, io quindi quella nota non ce l'ho a meno di non avere un cinque corde e lì mi cambierebbe comunque anche tutte le diteggiature. Quindi ti farò vedere una mia versione che secondo me funziona, anche perché quando la suonano dal vivo questa gente non va a riproporre sempre fedelmente perfettamente la stessa parte, ne sono praticamente certo, anzi probabilmente non è neanche lo stesso bassista che ha registrato in studio e poi la suonava dal vivo. Quindi te ne proporrò una versione che secondo me ti puoi ricordare bene gli accordi e può essere più semplice possibile da suonare. Andiamo con la prima parte. In questa prima parte ho racchiuso l'introduzione, dove abbiamo questa frase acuta del basso che poi scende, e poi le strofe che andremo a suonare dopo il primo ritornello. Questo perché hanno gli stessi accordi. Dopo un'introduzione di chitarra e voce insieme, il basso entra sull'accordo appunto di re diesis minore sulla parte acuta. Quindi io vado a suonarla sulla corda di sol al tasto 8 e ci arrivo con uno slide. Posso prenderlo o come slide, quindi non avendo ben chiara la nota di partenza, partire più o meno un tono prima, un tono e mezzo prima e far sentire questa
strisciata, oppure posso fare anche un emeron. In questo modo funziona anche molto bene. Dopo andrò sul si, sol diesis, fa diesis, fa naturale che scende a re diesis. Dopo aver fatto la prima parte scende ancora utilizzando ancora il si basso, che io vado a prendere qua perché poi mi servirà nella strofa. Poi però qua si lancia il ritornello mettendo un mi naturale, quindi io vado a prenderlo al tasto 7, sono sul si e vado a prenderlo con, anche qua con uno slide, avrei potuto anche prenderlo con un mi vuoto. Andiamo a provare a suonarlo insieme, te lo guido mentre prova a suonarlo con me. Una, si, discesa, il si basso e poi andiamo sul mi e lasciamo sospeso. Qua ci sarà una rullata che mi porta al ritornello che andiamo poi a vedere dopo. Attenzione anche quando scendi al ritmo, prova a seguire quello che ho suonato, vedrai che non dovresti avere difficoltà perché si sente abbastanza bene il basso. Andiamo a vedere invece la strofa che ha gli stessi accordi ma vengono suonati bassi, il re diesis, 2, il si, 2, sol diesis, 1, 2, 3, 4. Questi qua durano di meno, il fa diesis e il fa naturale durano di meno. 1, 2, 3, 4 e riparto. Nella strofa teniamo sempre gli accordi lunghi. Se ci fai caso sono le stesse note che andavamo a suonare qua sull'acuto. Solo che poi riparte ogni volta. Dopo entriamo nel ritornello che adesso andiamo a vedere. Entrare nel primo ritornello che ha gli stessi accordi poi della strofa inizialmente, dobbiamo fare molta attenzione alla rullata di batteria perché è un po' più lunga di quello che ci si aspetta e quindi è facile entrare prima, quindi contala bene, sentiamola un po' bene insieme. Faccia attenzione, io la penso come ta 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 e poi entra, ok? Detto in gergo, in gergo di batteristi, come si dice. Allora, quando entriamo, andiamo sul re diesis e facciamo gli accordi della strofa ma stoppati, quindi li facciamo tipo... Dopo averlo fatto due volte andiamo nel ritornello vero e proprio in cui giochiamo con il sol diesis, do diesis, fa diesis maggiore e si. Io qua ci uso una porzione di scala maggiore del fa diesis per andare sul si, quindi vado a utilizzare i tasti 2, 4, 1 per cadere poi sul 2 sul si naturale. Fa diesis, sol diesis, la diesis sarebbero. Quindi 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Per ritornare al sol diesis a volte metto anche il la diesis. Quello che è importante qua, secondo me, è tenere la mano ferma, perché se hai la mano ferma hai tutti e quattro gli accordi comodi da fare e
eserciti quattro dita, quattro tasti, la possibilità di errore diminuisce di parecchio. Nell'ultimo ritornello abbiamo uno stacchettino ritmico che mi fa piacere farti apprezzare perché è abbastanza caratteristico, e anche qua questa è una difficoltà che comunque va contato e va suonato preciso con il resto della band. Praticamente non è niente di che, semplicemente va a stoppare e a ritardare degli accordi. Te lo faccio sentire. E 4. Quindi anziché suonare sull'1, un pa, pa, entra dopo il basso, ma gli accordi sono sempre gli stessi e mantiene sempre il 4 quarti, soltanto che anziché fare pa, pa, fa un pa, pa. Quindi io lo conto così: 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, ta 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 ta. Durante l'assolo di chitarra e anche nel finale abbiamo questo accompagnamento in cui andiamo a suonare gli stessi accordi della strofa, quindi sempre il re diesis, il si, il sol diesis e poi il passaggio fa diesis, fa naturale per ritornare su. Nell'assolo lo farà 4 volte e poi andrà nel ritornello. Mentre invece nel finale andiamo a farlo sfumato, quindi lì poi dipenderà quando lo suoni con la band come vorrai fare il finale, però il giro è sempre lo stesso. Se ascoltiamo nell'originale, il basso è un po' meno ritmato di come l'hai sentito suonato da me, lo tiene un po' più, poi ci mette degli abbellimenti ogni tanto. Io tendo ad ottavarlo un po' di più, cioè a fare un po' più di ottave, questo perché probabilmente dal vivo non sempre si hanno due chitarre, un'altra chitarra di supporto nell'accompagnamento, e quindi tendo a preferire a suonarlo un po' più a ottavi. Nel finale stessa cosa, quindi andrai ad accompagnare allo stesso modo. Bene, siamo arrivati alla conclusione, io ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine e spero che ti sia stato utile. Noi ci vediamo poi alla prossima. E ciao, a presto!